apriamo la diretta Facebook. Salve a tutti, popolo di Fasebank e popolo di Yatab. Siamo sempre qui, siamo sempre noi. Sempre noi. Il prodotto diciamo non cambia, com'era quella cosa? Il prodotto non cambia, non sai manco parlare. Non sopravvive in matematica. Cambiando, l'attenti il prodotto, gli addendi il prodotto non attenti, cambia, giusto? Attenti. Gli addendi. Ignoranti, però bravi. Allora sai. dicevo, direzione Sambiase, per l'associazione Imparavolare, una categoria specifica per portieri dove il mio codesto, grandissimo campione, Orlando Pio, milita. Prima di tutto un gran saluto ad Elio Guerra, un bacione che è in regia, che oggi ha superato un'ennesima prova di esame all'Università di Farmacia di Matematica. Bravo Elio! Quindi terzo esame in questi primi sei mesi, grazie a te. Ah, e quanto siete bravi! Bravo Elio, ti mando un bacio. Ma i sacrifici Elio. Vengono sempre premiati. Ma non dimenticate, bravo. Perché non lo possiamo dire, diciamo dopo, Orlandino, agli esami olimpiadi di matematica, insomma c'è tanta roba che faremo. Gli olimpiadi di matematica. Le gare matematiche. No, quelle che sono. Bravo, sono le olimpiadi, sinceramente. No, gli olimpiadi matematici. Le gare, difficile. Sì, ma un'altra cosa di questo non è che io non sento più niente. Papà, meglio. Allora, iniziamo a fare qualche saluto. Allora, Vincenzo Serafino, ciao. Ciao, Serafino. Serafino. Scherziamo, Serafino. Ciao. Marco Bevacqua. Ciao, Marco Bevacqua. Ciao, Serafino, ragazzi. Noi scherziamo. Anche perché Serafino interpretava Adriano Celentano, proprio nel film Serafino, aveva una bellissima cade amore, io. Perché? Scusami, i paragoni. Oggi è una giornata bella, bellissima, molto soleggiata, non c'è vento. Non vediamo nulla. Intorno alle 13 gradi, tu non c'è che sei scemo, che scemo. Vi ricordo. Nicolino Primo, un salutone. Ciao Nicolino. Jean-Claude Garis, ciao Claudio. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Gary. Vi ricordo, sabato alle ore 15, canale 19 del Digitale Terrestre, codesto Orlando Pio sarà presente con il suo Milan, l'unica squadra provincia di Catanzaro, per il sorteggio del torneo che si farà a Pasquale Gallo, se non erro, il Memorial che si farà dal 25 al 28 aprile. È stata ripresa con la C7, dove Orlando appunto era lì la mascotte, diciamolo così, rappresentava appunto questa Adelaide Soccer School. Noi abbiamo una mascotte. E chi è? Lei dove è una andate? Mascotte. A Roma, sì, magari. A Roma ci andremo perché stiamo aspettando un campione nuovo che ci deve arrivare, seminuovo, che ci dovrà arrivare, perché quelli un pochettino datati ormai li abbiamo dati, venduti. Andremo a Roma e faremo delle dirette. Lasciate, guardate. Io vi dico una cosa sola, quello che succederà, perché noi stiamo organizzando Casa Guerra in diretta, cioè ragazzi, non vi dico più nulla. Cioè, per ora andiamo. Lui è proprio comico. Non è che sono comico, sono normale. Lo sai Orlandi che è nato sotto un cavolo il tuo papà? No, non lo sapevo. Sì, io sì. Pensavo fosse lui. Tu sai dove sei uscita? Persino la mamma quando l'ha visto ha detto ma che cavolo è? A lei manco l'hanno vista. Vedi che non vedo, Ignazio Ruffolo, ciao! Ciao Ignazio! Buon pomeriggio! Anche a lei! Ah, lui dice. Siamo nella nostra solita galleria. Noi andiamo a Sambiase, Gianni Renda, località Savutano. E perché lui, appunto, Orlando fa il suo allenamento specifico di portiere. Dal mister Caravella, Gianluca e mister Simone Ventura. Simone Ventura. Orlando, non Simone. Abbiamo la cintura, mi sì, avete sì, rimproverato sono e avete ragione, io chiedo scusa a voi e alle forze dell'ordine perché preso dalla diretta l'altra volta mi scordai di indossare la cintura. Scordai, come proprio come una chitarra si è scordata. Ce faccio più. Allora, ciao Maria Canino. Allora, oggi. Ciao Maria, un saluto anche a te. Perché hai scordato la chitarra e non fai come sempre il pianoforte? Per il pianoforte abbiamo noi il pianista. Mi viene più facile la chitarra, il pianoforte. Allora. Noi oggi una canzone che a me piace è questa qui. A porcedra, a porcedra, vice porcedi, chi porcedra. Non è così, a parte che è una canzone. Ma perché mi devi sempre contraddire? È una canzone siciliana, ma no, ma io volevo. Non dire... è quale siciliana, lui è sardo, è siciliano. Ma lui è sardo.
Ma che dici? Lui è sardo, Benito Curto è sardo. Vabbè, io sapevo ma che... non è vero, ma poi sardo siciliano a parte, ma che di canzone è? È una canzone un po' simpatica e la faremo in sette lingue. No, sette. La traduciamo, visto che il tuo arabo l'altra volta alla fine saluto con l'arabo. Dobbiamo dire che io e Orlando ci siamo dovuti aggiornare, abbiamo dovuto studiare. Quindi sì, abbiamo studiato per metterci al pari con te, abbiamo studiato delle lingue. Cioè, tu rimani col tuo arabo, noi che cosa abbiamo studiato? Inglese, francese, spagnolo, tedesco, insomma un po' di lingue. Allora, la parola c'è, cioè la frase. Io sono bilingua. La frase che noi tradurremo qual è? In questa giornata è: la porcella ha fatto i porcelli. Vediamo cosa ne viene fuori. Vediamo cosa ne viene fuori. Ah, ciao Rossana Mancuso. Ciao bellissima Rossana. Ma perché siete belle mia moglie e brutte? Ma come mai? Come mai? Ciao Rossana, l'altra volta abbiamo fatto shopping e l'abbiamo incontrata insieme alla sua, al suo amore. Salutiamo anche il suo marito, non ricordo il nome. E ricordati che chi disprezza compra. Ma infatti l'ho disprezzato e poi ho acquistato. L'ho acquistata al mercatino dell'usato. Allora, diciamo che io ascolta. Scusa, i nomi te li ricordi solo delle mogli. Delle ragazze, ovviamente. Guarda, è una deformazione professionale. Salutiamo Fortunato Buccina che è il grandissimo segretario della sezione provinciale di Catanzaro del Milan. Il grandissimo segretario del Adelaide Soccer School. Milan. A chapeau. Eh? A chapeau. Canto di cappello, sono chapeau oppure Ashanté. Ashanté, cioè, se vuoi essere proprio inglese. Allora, devo forza dire... Milan! Forza lupi, sono tornati. No, non era. Deficiente! Forza okay. Milan! Forza Milan! Questa ci saremo, vi ricordo, è il primo sorteggio, non è andato forte, lo abbiamo già detto tempo fa. Infatti incontreremo la Bulgaria, il Sofia, il Taverna, doppio derby. Al massimo il Sofia. Il Sofia e la Casarea mi sembra, no? Che sarebbe il centro tecnico di Napoli. Comunque forza Casoria. Comunque forza zebre. Sì, le zebre. Sì. Ah, deficiente. Tu che ti mettono, comunque, ti piacciono dalla rossa e ti mettono in un tulipano? Salutiamo Katia Canino. Ciao, ciao Katia. Ciao Katia, siete belle, siete bellissime. Io sono con questa donna brutta. Senti, comunque devo sono dire. Belle e tu sei brutta. Come devo va? Dire, vabbè, dai. Ma sono belle, tu sei brutta. Scherzo, dai. Ma perché sono belle davvero, tutte brutte? La mattina, quando mi sveglio, dico avvisami quando... Ah! L'alito è bello, no? La verità, sicura, è proprio lei che deforma me. Devo dire una cosa, io ho avuto un insegnante di inglese stratosfericamente bravo, eccolo qua, Orlando Pioguerra. Quindi io vi dico la mia versione della porcella, vai. A fatti porcelli ve la dico in inglese. In lingua inglese, sì. Me l'ha insegnato lui, quindi non posso... molto fiato. Non posso sbagliare perché me l'ha insegnato. Allora sì, versione inglese. Ma noi imparato. Inglese, me l'ha insegnato. Versione inglese. Vai. Allora, do you speak English? Speak English, ti mangiasti 2 chili di pesce. E che cos'è questo? La porcella. E la porcella dove ha fatto i porcelli? Parlava dei pesci. Brava, sono fiera di te, brava. Ma deficiente, perché non ha detto niente. Questa è la traduzione. Ma non è vero, non è vero. Vedi che cosa dici, vedi che cosa. Mario Bevacco, ciao, ciao, saluta anche a te. Ciao Mario. E dimmi tu una versione, dimmi. E io te la faccio cinese. in cinese. Vediamo. Ma io non sapevo conoscessi anche il cinese. Rinciungiate la mangio del Funchan. Come? Eh? Che vuol dire? La faccia le fungi già. Ragazzi, lo sapete l'inglese, il coso? Cinesi, e allora io non ho capito. Ma così ricordo la lingua di quella terra. Ma perché siamo scemi? Ma perché siamo Vuoi dire la tua versione, dai. Ragazzi, io ho studiato molto il francese. Quindi ma ve la posso dire in francese? Vediamo. Tu parli francese? Oui. Le cochons de ta sœur sont belles blanches grosses. Che cazzo hai detto? Che cos'è le cochons? Ma tu il francese lo studi veramente? Sì, certo che lo studi. È bello, è bello, è bello. Puoi chiederla, professoressa? Aspetta, io te la dico in russo. Oh, capa, attenzione perché lui giocherà con la Bulgaria, prima con Sofia. Prima di questo, me l'ha chiesto, devo salutare la mia professoressa, Nadia Muleo, di italiano. Me l'ha chiesto. Chi è quella Nadia là? Nadia Muleo. Ferdinando. Buongiorno, professoressa. Chi è? Fortunato. Ah, sempre Fortunato. Ah, vedi che dice una cosa. Poi leggiamo perché non poi, si vede. Poi, aspetta, chi sono? Ma dove andate, dice? Ah, dove andiamo? Grazie al mister, a tutto lo staff del Milan che ci concedete che Orlando possa allenarsi presso la scuola specifica per portieri in parabolare. Andiamo al San Biase come da grande concessione, ma solo per esclusivamente per fare, diciamo, dopo scuola.
di portiere, diciamo, da lui. Milita nell'Adelaide Soccer School, forza Milan! Per migliorare ancora di più le sue, diciamo, performance, il suo cammino, diciamo. Già il grande progetto Milan dell'Adelaide, che è fortissimo, ancora di più, in attesa di questi campionati, dobbiamo andare a Barcellona, quello che sia, Orlando lo prepariamo forte, affinché vinciamo, eh? Ma adesso bando alle ciance, adesso te la dico... La versione russa, te la dico io. Vale, russa. Allora ti metti a dormire. E la mia russa, Ma russa. Quindi in versione russa la porcella ha fatto i porcelli. Porcetti. Si dice. A porciuoschi, fice porciuoschi. Erano randuoschi, russi e berduoschi. E tu sei coglionoschi. Ma che cosa hai detto? Deficiente! Che cosa dici? Me la scusate! Popolo di Fasebac e popolo di Utah! Comunque io il russo l'ho sentito, mi sembra si dica anche così. È giusto, vero? La versione spagnola. A porcello sa porcello su tutta carne e ne tosta si può sparparo pur l'ossa. Cos'hai detto? Che hai detto, boh? Si sprupparo pur l'ossa, sta ci mangiato l'ossa. A porcellossa, a porcellossa. A porcellossa, era buonosca, si mangiano pur l'ossa. Dai, la devo dire io in tedesco. Dai, dillo in tedesco perché qua l'arabo. Lui è molto più bravo di noi, dai, dillo. La si ha? La scrofine, fece la scrofine, ya vula, ya vafangu. Ma che dici? Ma vai a giocare, va che è meglio, va. L'arabo, perché l'arabo spacca, lui è bravissimo. Noi non possiamo mai raggiungerti. Ma è inglese quello. Ah, inglese? No. Noi non possiamo veramente metterci a paragone e a confronto con lui, perché è veramente bravissimo. Fai la versione araba della porcella, ha fatto i porcelli. Poi faccio il saluto arabo finale. Mi ricordo che purtroppo non posso leggere perché io non vedo, per esempio io a lei adesso, no? Non la posso vedere a mia moglie. Anche questa è vecchia, dai. Chi è? È vecchia anche questa, allora. Ma se non state a te un tiro, perché la mollera tu malicchi, tu malicchi, buttate pure un petrolio. A parte che sca, io voglio salutare tutti voi con un samalicca malicchi. Che vergogna. Perché? E il mio saluto arabo, come sempre, è una chicca che voi tutti mi cercate, mi chiedete che io faccia il saluto arabo. Comunque una cosa va. A proposito, l'altra volta dimmi qualcosa. Aspetta, è una schifezza proprio. Allora salutiamo Antonio Murai e Antonio Mazza, che sono in linea con noi. Ciao ragazzi. L'altra volta Maddalena Gatto c'è anche. Maria lì, Maddalena! Ma che vuoi da me? L'altra volta mi sono messa a scherzare con uno che parla la lingua araba vicino alla COP, dove questa qua mi ha registrato. Sì, che mi guardavano, manderemo il video. C'è veramente da ridere, che poi alla fine tutti hanno detto: ma che cosa gli hai detto? Io non ho detto niente. Parlavamo, lui chissà che cosa mi diceva, veramente mi mandava a quel paese. Allora io devo salutare, ma non vi salutiamo ancora come diretta, ma faccio il saluto a me lo saluto. L'arabo è bellissimo, non ve lo perdete. Milan! Che vuol dire? Forza Milan! Ragazzi, lo sapete l'arabo? Non sapete l'arabo, dovete stare zitti. Vabbè. Io ho detto forza Milan, una parola sola. Ma come mai? Io non ho detto questa cosa. Complimenti. No? Ho sentito più volte quando parli l'arabo. Ma perché una parola sola si dice con tutti questi versi? E la coniugazione. Fammi una frase. Una frase complessa coniugata, vai. Tipo, tanti auguri per il tuo compleanno. Vai, tanti auguri per il tuo compleanno. Sì. Come? Cioè, ha scritto tutto, ora tira tutto. Come? Dimmi ciao. E scavo di voce ma tre bacia, cioè, ma tre bacia, prova adesso, a sinistra. E questo suonava più come questo un ciao. Veramente. E ragazzi, per favore lasciatemi in pace perché io devo parlare di francese. Ragazzi, questo video spaccherà, le visualizzazioni andranno a 1000. Chiudete tutti, chiudete perché qui non c'è da vedere nulla. Allora noi andiamo a stambiare, ci divertiamo, mentre lui si allena andiamo a mangiare, ho fame, tu devi dimagrire. Un stuzzichino, qualcosa ci vuole. Tu devi dimagrire. Mamma che porci. Facciamo vedere un po' di strada, no, dici questi qui non camminano, sono fermi, stanno facendo uno sgrich, un'immagine. Sembra una vocale?
dimmela. Ciao, Sonia De Masi. Ciao, Sonia De Masi. Sonia. Non ho capito perché io lo dico e tu le ripeti. Mi fai da. Perché non vedo? E mi fai da pappagallo. Perché non mi cambia la telecamera? Perché non mi cambia la telecamera? Ecco qua, mi è cambiata la telecamera. Deve vedere da che? Località La Mezzia Terra. Ormai noi siamo riuniti. Ma vogliamo stravolgere un po' la cosa? Dimmi la porcella fatta i porcelli in versione napoletana. Ah, porcetta, c'è porcetta, mamma, la c'è tutto qua, la c'è tutto. La pizza coppa, la pomba nuova. Questa è tutta questa. Oh. Ma perché? È in versione, e dillo in maltese, olandese, dimmi. Ah, così. Quello deve dire olandese, maltese. Ah, non lo so, il maltese. La porcella fatti i porcelli. Maltese? Vai. Maltese? Ci sei? Vuoi una vocale? Una lettera? Una consonante? Sì, una vocale. La vocale? La vocale, la Z. La Z. Sì, la vocale, la Z, giusto. Sì, intelligente. Vabbè, la T, la U, che ne so. Oh, non è che ti posso dare una A, vai. Le porcelle, i suoi crociati, che porcelli, le crociate con tutti i cristiani. Ma che c'è? Dici, non dici niente. Le crociate? Ma le crociate? Le musulmane ammazzano tutte le musulmane. Ma c'è qualcuno che veramente è lingua musulmana qua ci uccide. Scherziamo, non vi offendete, non è proprio. Non è un insulto verso i ragazzi, è solo comunque se volete tradotto qualcosa basta che scriviate sotto, ragazzi, vi traduciamo tutto, in tutte le lingue. Tutte le lingue del mondo noi siamo. Mi piace, cazzo, un sogno bello. È una giornata bella, ragazzi, bel sole, allora andiamo sugli spalti del quartiere del Sabbiate. Mi fai aprire un po' il finestrino perché sto morendo di caldo. No, adesso che ci vola. Quando lo vuoi? Prima, dopo, quando scendo, tra l'altro? Tra poco. Cosa devo aprire? Perché tu dici che non per dopo? Che cosa devo aprire? Il finestrino. Non so perché. Vi ricordo che, ragazzi, domani e codesta facciamo la bellezza di 24 anni di conoscenza, ragazzi. Ma non è vero, ma perché devi dire sempre anni di più? Ah no, il matrimonio è domani, è 21 anni ma di matrimonio. Ma perché sbaglia sempre le date? E ho sbagliato, ad agosto facciamo. 21 anni di inferno. Domani sono 21 anni di matrimonio, la conoscenza la facciamo ad agosto. Ciao Vincenzo Gregorace. Non leggo, lo so. Perché ripete? Ma non lo posso ripetere. Ma che hai? Hai il coso, il monopolio dei saluti. Ma perché mi fai da eco? No, io non ecco no. Un pappagallo, sì. Vai, dimmi, per esempio, dimmi. Sei bello. Sei... Tu e io ti ripeto, no. In effetto eco, tu sei bella, vai. Sei brutto. Sei una canta. Scherziamo, ragazzi, ci divertiamo. Comunque stiamo quasi per arrivare. Stiamo quasi per arrivare alla meta, ragazzi. Alla chiudiamo questa diretta. Dov'è? Perché lui se uno ti domanda dov'è la meta, tu che gli dici? È un supermercato qua vicino, lì in fondo a destra. Come il bagno. A fondo a destra, sempre il bagno, c'è il fondo. Sempre in fondo a destra. Ma siete tanti che vi collegate qui vicino. Noi siamo contenti di quello che fate. Noi cerchiamo di darvi quello che possiamo. Cioè, questi siamo noi, tre deficienti che vi fanno. E ricordatevi che siamo i migliori. Radio TV Ponte Grande. Orlando P e Stefani. Ma non le dire, devono dire. Baci a tutti i miei fan. Ciao. E di Samis. Devi finirla, devono dire loro se siamo bravi. Non devi dire quanti like. Vabbè, sinceramente io. Ma la dovete finire di fare le telefonate, mandare messaggi per acquisirvi saluti, like, io, eccetera. Ma non ho bisogno di io devo ogni tanto pago, ma quelle sono cose. Eh sì, ogni food va bene anche questo, dai. Quanto ci sta, ci sta. Ci sta. Fammi un esempio, quanto hai pagato una volta? 100 euro, non 20 like. Io poi, per un like. Poi quelli che mi mangio la sera quando mamma non mi vuole, quelle che sono queste. Che mangio? Lusso. Bill? Lusso. Quando hai quel giramento alla testa, io cerco di distrarmi, vado a destra a sinistra e mi consumo qualcosa. Che mia moglie ogni sera ci fa male la testa. Non ho capito sempre la sera, quando arriviamo la sera ci fa male la testa. E dopo un'intera giornata di lavoro. La mattina si alza tutta spensierata perché dobbiamo andare via. La sera che io arrivo tutto ingrifato, diciamo ingrifato. Quel cerchio alla testa, io devo andare qui il cerchio. Non è un discorso da fare a quest'ora, Orlando, siamo in fascia protetta, non puoi dire queste cose qua. Adesso, non lo posso dire? Lo stai dicendo davanti. Cancella, allora cancelliamo la registrazione. Fai. Ah, siamo in diretta. Sì. L'ha già detto, ma mi dispiace. Che poi scusami, è così. Dopo una cioè la mattina è tutta. Ma io mi sto deperendo! Per mancanza di ferro! Arriva la depressione. La F mi manca! Ferro, F. Era una battuta, chi l'ha capito? Non credo si chiamasse ferro, sai? Cambia qualche lettera, ma siamo là. Anche se prima mia moglie. È molla, basta, mia moglie. E lo devo dire. Volgarità. Prima era duretta, ormai è molla. È molla. Queste dirette sono belle, simpatiche. Tanto che l'altro giorno, cioè precisamente ieri, è Orlando.
arrivati? Siamo arrivati a basket, al centro basket, e stavamo parlando così, e due persone ci guardavano come due deficienti, perché ci vedevano parlare con lo specchio. Poi tu sei andato dentro e mi ha detto: no, ma perché parlavate col cellulare? No, cioè, no, stavamo facendo una diretta. E gli ho detto: no, stiamo facendo una diretta. Questa è una cosa simpatica. Sì, vabbè, parlate col cellulare. Salutiamo questo... ancora una volta, non so chi siete, ma poi salutiamo modo... Gaetano Cosimo. Ora Gaetano, ora lo salutiamo. Cosimo. Lo salutiamo mo, Gaetano. Hai detto no, salutiamolo mo. È il cognome Cosimo. Ah, io te avevo capito, Gaetano, salutiamolo mo. Scherziamo, Gaetano. Ci permettiamo di scherzare. Dite se qualcosa non va. Per esempio, se mi dite che non va Stefani, apro lo sportello e la butto giù. Non c'è problema. Ma mi piace anche lì. Guarda lì, se invece non mi piace un lato. Quando gioca a calcio, non si può fare. Se non vi piace papà, lo lasciamo fuori dalla porta. E voi che ve ne meriterate voi, se io guido. Ragazzi, vabbè, scrivete sotto la vostra preferenza, Orlando Stefani o Orlando Pio. È ben normale che voi andate più avanti. Che volte che se ne facciano di me? A meno che non ma c'è giusto, un popolo di intenditori. Ma che? Io sono il fratello. Sono sicura che vincerà il mio amore. Io sono il fratello maggiore della Bernarda. Io sono il fratello maggiore della Bernarda. Ma vabbè. Guarda che mi vesto di Bernarda. Che mi vesto di Bernarda e qui spopolo, Ma vabbè. Allora ti devi spogliare. Ora vi faremo vedere il quartier generale del centro San Biasio, dove Orlando Serena è una bellissima struttura. Chi vuole venire a vedere questo torneo dal 25 al 28, mi pare che è ingresso gratuito. Aprile, venite. Vi ricordo, sabato alle ore 15, canale 19 del Digitale Terrestre, la C7 Orlando sarà lì per il sorteggio registrato. Voglio farvi vedere questo quartier generale con una bellissima struttura, tutta in erba sintetica. Mi sembra che, se non altro, se non è l'unica, ma è una delle più forti nella Calabria come diciamo tecnologia di erba sintetica. Tutte le erbe tecnologiche, secondo ti butti sia prima della No, risponde il telefonino sotto, risponde. Siete due deficienti, tecnologie. Perché dovete evidenziare qualora eventualmente io facessi un errore? Le porte invece sono degli iPad, capito? Ci si aprono in base al fondo. Ma io ti apro la testa come un iPad, capito? Sì. Deficiente. Ma scusa, com'è che dovresti aprire un iPad? Con le porte, la scema, c'è la cosa, no? Come si chiama? Aiutatemi, datemi una parola. La molla di ritorno. Guardate, io vi faccio vedere il quartier generale. Stiamo per arrivare, eccolo qua. In fondo a destra, Hai visto che ho ragione, in fondo a destra. Ecco, questo è il quartier generale che siamo arrivati, la Mezzia Terme. Siamo arrivati. Prima ero uno scemo, sono deficiente. Eccolo qua, il quartier generale, stiamo arrivando. Eccoci qua. Infatti questo è il campo sportivo di la Mezzia Terme. Precisamente San Biasio. Eccolo qui, questo è il campo sportivo dove ha solo accesso Orlando, in quanto noi non possiamo entrare. Meno male! Ragazzi, quando ci vedono arrivare si mettono le mani nei capelli. Non è vero, mi fanno tutti i complimenti. Sì, è vero. Tommaso Trapasso, ciao Tommaso Trapasso della Maltra a Catanzaro. Ferramenta Ponte Piccolo. Chi volesse sei informata, hai visto? Sono brava. Lì vende di tutto, potete anche andare a comprare. Droga. No, ma tu sei scemo, che siete dicendo? Tommaso, Maltra, andate, fa anche spedizione, potete avere di tutto. Pensate un po', se avete una moglie e volete versarla, lui ve la sconta. Pure? Fa la rottamazione. Voi lo sapete che le donne vi amo, è mia moglie che non amo, è mia moglie. Ragazzi, noi dobbiamo scendere adesso. Noi dobbiamo scendere, ma soprattutto codesto si deve allenare, i tempi ce l'abbiamo perché inizia alle ore 17, sono meno 20. Okay. Qui c'è Torino, c'è l'Inter, c'è tutto. Ma lui non è un Milan. Ci vuole un bel caffè. Bel caffè, dai. Io mi mangio una bella. Porchetta! Allora, ragazzi, ciao a tutti! Da. Ciao! Stefania Talarico vi saluta! Orlando. Ciao! No, devi fare la messa finale, vai! Ah, io! Devi fare la messa finale, vai! Stefania Talarico vi saluta, ciao ragazzi, a tutti i follower di Radio TV Ponte Grande. Vi ricordo, seguiteci sempre sul nostro canale Radio TV Ponte Grande su YouTube, TV Radio Ponte Grande su Facebook, sui profili Orlando Guerra, Stefania Talarico, Orlando Pio Guerra, eccetera, ragazzi, vi aspetto, seguite i nostri video, un bacio, ciao! Agilitavis! Amen! Vai. Orlando Pio Guerra e Orlando, grazie per il like, vi salutiamo ragazzi, fra non molto facciamo una piccolina diretta di mentre lui si allena nel campo. Un bacione, alla prossima, ciao! Ciao a tutti!